Molto bene, nuova zona. Vediamo se questo offre quello che cerco, cioè diamante, perché fino adesso diamanti non ho trovato per niente. Vicolo chiuso. Qua mi sembra di vedere qualcosa, è meglio rompere perché se ci sta un passaggio. Mi sa che non ci sta nessun passaggio. Niente da fare. Quello che si trova in abbondanza da queste parti è il ferro e il carbone. Lì ci sta un passaggio, però per raggiungerlo mi devo fare un bel po' di lavoro. Allora, per prima cosa recuperiamo questo ferro. C'è una quantità incredibile di ferro in questa caverna. Ormai ho raggiunto oltre i 64 blocchi. Il problema sarà portarselo via. Ora vediamo di raggiungere quell'altro settore. Se ci fossero stati dei mob sarebbero già usciti fuori a quest'ora, quindi con molta probabilità non c'è niente di cui essere preoccupati. Ma è meglio non allogarsi troppo. Meglio essere certi. Prima di fare un passo falso. Ok, che sia luce. Niente, un altro vicolo chiuso. In compenso c'è il ferro, che avidamente prenderò. Il momento granito di olivi anche se non mi serve. Serve ferro. Mi è sembrato di vedere uno scheletro. Quindi mi conviene prendere in fretta questo ferro prima di venire interrotto da deficienti che vengono a farmi visita. Niente, niente, niente. Ok, non ho scelta. Devo andare verso gli scheletri. Mi spiace ragazzi, ma vi devo far fuori. Non avete fatto nulla, però meglio che non correre rischi. Ah, guarda dove si è nascosto il deficiente, dietro l'angolo. Ha fatto molto allenamento, adesso riesco a beccarli anche da dietro gli angoli. Una pozza di lava con due caverne. Probabilmente in quelle caverne ci deve essere qualcosa, però adesso, ora come ora, non mi conviene affatto. Guarda che si trova, un piccolo zombo. Vieni, piccolo. Ecco fatto, levato dalle palle velocemente. Non ci sta nient'altro? No. Niente, va bene, ora esploro la zona là sotto, vediamo un po' cosa trovo, qualcosa. Niente, c'è ghiaia e alcuni blocchi di ferro. Non ho trovato praticamente niente che valga la pena di essere visto. Bene, prima piccola sfasciata. Sotto col secondo.
visto che ci sono, prendiamoci anche questo oggetto. Mi potrà essere utile per tappare le pozze di lava. Sì. Là si può uscire, bene, bene. Penso che al ritorno me la farò di là. E siamo ritornati in una zona conosciuta. Ma invece è sconosciuta. Sono praticamente tornato al punto di partenza di quando ho iniziato. Bene. Si scende. No, non è pericoloso scendere. Facciamo una cosa. Prendiamoci il ferro e il carbone che ci sta qua. E che ce ne sta anche in grande abbondanza. E dopo questa ennesima raccolta, io me ne torno alla base provvisoria e cerco di fondere e conservare un po' di questo carbone. Posso farmi sembra di vedere qualcosa? Cazzo, ho finito le torce. Beh, adesso è sicuro che devo tornare indietro, perché il legno appresso non ne ho. E mi devo fabbricare delle torce prima di andare avanti. Però questo pezzo di ferro sospeso nel vuoto non me lo voglio lasciare scappare. No, oh, c'aveva un fratellino attaccato. Bene. Ma ha preso tutto. Beh, non tutto. Mi rimango ancora questi blocchi di carbone. Devo trovare un sistema per trasportarlo tutto. La soluzione potrebbe essere fare il blocco di carbone, quello di 9 pezzi. Così ridurrei drasticamente lo spazio nell'inventario. Non mi ricordo se c'ho abbastanza scorte di pietrisco a casa, ma per sicurezza me ne porterò via un po'. Uè, una colata di lava che deve essere in qualche modo ostacolata. Ecco fatto. Ma qua esce il neve. Ah, bene, sono quasi fondo al canyon. Potrei usare queste cascate di acqua per risalire su. Niente, niente, niente. Decisamente non c'ho più niente da fare qua. Per cui anche questa puntata si può dire finita. Me ne torno alla base a fondere il ferro e a conservare il carbone che ho reperito. Sinceramente, se continua così, io me ne vado. Sì, è vero, ho trovato tanto carbone, tanto ferro, alcuni pezzi d'oro, della pietra rossa e della pislazzola. Ma a me mi servono i diamanti, e se non li trovo qua, l'unica soluzione sarà ritornare nella prima miniera e scendere in quel canyon buio. Per cui, finché non vado in quella zona, per oggi vi dico alla prossima.